Amici di Patrimonio Italiano TV, siamo sul red carpet dell'Auditorium della Conciliazione, sta per iniziare il 23esimo premio Braille, 23esima edizione. Segno che è un premio che funziona e testimonia il grande cuore e la solidarietà degli italiani. Una serata che andremo a scoprire insieme con tanti ospiti che abbiamo sentito per voi. Ideato da l'UICI, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, il premio Braille è stato istituito 23 anni fa per ringraziare e offrire un riconoscimento a personalità e istituzioni che si sono segnalate per la loro opera in favore della categoria. L'edizione 2018 è stata organizzata e prodotta da Tiziana Rocca, da sempre vicina ad associazioni e istituzioni che si prodigano per il bene altrui. In avvio di serata, il presidente dell'UICI, Mario Barbuto, ha mostrato un messaggio di Andrea Bocelli, impossibilitato a partecipare all'evento perché in tournée negli Stati Uniti. Salve a tutti, sono Andrea Bocelli, molti di voi mi riconosceranno dalla voce. E mentre vi parlo sono in partenza per gli Stati Uniti e sono qui per dirvi che sono lontano da voi fisicamente, ma molto vicino con il pensiero, con lo spirito. Sono vicino al premio Braille, qualche volta ho anche partecipato. Vi mando un abbraccio, un saluto e a presto. Ciao. Per noi è un appuntamento annuale molto importante di dialogo con le persone, col pubblico, un'offerta che facciamo alla città di Roma e a tutto il paese perché andrà in onda anche in Rai 1 tra qualche giorno. In situazioni come queste, nelle quali sono diciamo, i non vedenti e gli ipovedenti, i ciechi per dire, i protagonisti, è molto bello anche senza passare i limiti, come dire, ridere di se stessi, ridere delle proprie condizioni, perché bisogna anche smitizzare un pochino. I ciechi non hanno una vita di tristezza, hanno una vita di gioia, di allegria, semplicemente vogliono essere cittadini come gli altri, ecco, questa è la loro rivendicazione principale. Un noto spot pubblicitario dice: toglieteci tutto ma non il nostro Braille. Ecco, per cui il Braille ha dato la possibilità ai ciechi e agli ipovedenti di emanciparsi, di passare dai gradini delle chiese alle cattedre universitarie, alla politica, come potete vedere, quindi il fatto di essere alfabetizzati, istruiti, entrare nel mondo della cultura, condividere la cultura è tutto per un cittadino di oggi in una società moderna che cambia e quindi dobbiamo essere cittadini fra i cittadini. Oggi celebriamo proprio questo premio nei confronti di persone che si sono distinte per i ciechi e gli ipovedenti e diamo questo premio che è molto importante per l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Una serata di spettacolo e solidarietà presentata da Elisa Esoardi, durante la quale sono stati consegnati i premi Braille di quest'anno ad Andrea Camilleri per la sua carriera, alla Banca d'Italia per la promozione di posti di lavoro per i non vedenti non relegati ai soliti ruoli di centralinisti, a un volontario del Servizio Civile Nazionale per l'impegno profuso quotidianamente nel 2018. Menzione speciale ad Amedeo Bagnasco, che con il suo libro La scatola dei segreti racconta la storia di come un ragazzo non vedente scopre le bellezze di un'isola. Ho ricevuto tanti premi nella mia vita, questo è uno di quelli che mi hanno commosso di più, perché è il riconoscimento dell'essere entrato a far parte di una immensa comunità che è quella dei non vedenti dopo la cecità. Ho avuto come un cambiamento. Prima di tutto ho avvertito come tutti gli altri sensi si fossero mossi venendo in mio aiuto. Il non vedere ci priva di tante cose, ma ci regala una cosa che prima non avevamo, cioè la capacità di vedere lucidamente prima di tutto in se stessi.
molte le personalità del mondo dello spettacolo e delle istituzioni che hanno partecipato all'evento. Peppino Di Capri, Michele Placido, Paolo Ruffini, Rita Dalla Chiesa, Biagio Izzo, Piero Mazzocchetti, Violante Placido, Paolo Migone, Annalisa Minetti, Cristiano De André, Simona Molinari, Roberta Morise, Giovanni Caccamo, Annabelle Belmondo, Miriam Candurro, Sara Jane Morris e Tony Remy. Durante la serata, a testimonianza delle buone prassi di inclusione, Takeda dal palco ha raccontato di come ha sviluppato un'applicazione utile alla lettura dei bugiardini per i non vedenti. Inoltre sono stati presentati i dispositivi Orcam My Eye. Il percorso per accedere in teatro è stato reso accessibile grazie al posizionamento di un percorso tattilo plantare LVE.